Ben ritrovati per questa seconda parte del percorso sulla cristallizzazione sensibile. Sono Roberta Massati di Eureka ed è un piacere ritrovarvi qui tutti quanti in questo momento di condivisione. Allora, bando alle ciance e diamoci subito da fare, quindi cominciamo con la presentazione. Eccoci qua. Allora, seconda parte, qual è l'obiettivo della giornata? L'obiettivo della giornata è la lettura dei gesti. Quindi cominciamo a vedere un po' come capire quello che ci mostra la cristallizzazione. Andiamo avanti. Facciamo un brevissimo rinfrescamento della memoria, rinfrescamento non è che si dice, mi viene un refreshment, però in italiano un rinfrescamento suona male. E, che cos'è la cristallizzazione? Allora, la cristallizzazione è questo metodo che è stato inventato intorno agli anni 30 da Pfeiffer, che aveva seguito un suggerimento che gli era stato dato dallo Steiner proprio per, gli ho detto, vedi se riesci un po' a trovare un modo per fissare, per vedere tangibilmente le forze sottili che ci sono nei preparati biodinamici. E quindi la cristallizzazione sensibile che Pfeiffer ha scoperto permette di rendere visibili le forze formative che ci sono in tutti gli organismi viventi, nell'acqua, nei terreni, nelle piante, negli animali e nell'uomo. Cosa usiamo per fare la cristallizzazione sensibile? Abbiamo visto che sali diversi hanno comportamenti diversi. Pfeiffer alla fine ha scelto il cloruro di rame, perché messo a reagire con la sostanza organica, il campione che vogliamo utilizzare, cristallizza con delle forme particolari, forme che oggi andremo a vedere insieme e vedremo che formano delle ramificazioni che poi noi impareremo a riconoscere e a interpretare nei diversi campioni. Abbiamo anche detto che il cloruro di rame ha un significato esoterico. Infatti è in grado di catturare, diciamo, la parte soprasensibile del campione. Questa parte soprasensibile, che noi chiamiamo forze vitali o anche forze animiche, spirituali, vengono prima liberate. E poi vengono le stesse forze formatrici che hanno dato origine a, per esempio, quella pianta, vengono poi ricatturate dal cloruro di rame e grazie a queste forze formatrici riesce a rendere visibile attraverso la cristallizzazione di questo sale queste stesse forze formatrici con a seconda di come si posizionano i cristalli all'interno della piastra. La lettura, abbiamo detto che la lettura è molto attiva, ci si basa su quella che è la osservazione goethiana e quindi è la piastra che ci deve parlare e si andranno comunque ad esaminare una serie di parametri. Qui voglio portarvi quella che è un po' la mia esperienza. E come dicevo precedentemente, sono tanti anni ormai che mi occupo di cristallizzazione sensibile. E quando ho cominciato a essere, diciamo, autonoma nella lettura, però erano ancora i miei primordi, andavo molto. Cercavo di applicare, insomma, questi schemi che adesso vi dirò perché andremo a vedere questi schemi che aiutano, però alle volte sono anche delle gabbie. Quindi quello che faccio ancora adesso è
Sì, quando osservo il campione, prima vado tutta di testa perché comunque mi serve fare un'analisi generale e quando ho dato sfogo alla mia mente, allora mi metto davanti in silenzio, in atteggiamento appunto di apertura e cerco di leggere non solo, cioè, la mente l'ho già appunto sfogata, ho già visto comunque alcune cose che non è che si rinnegano, ma poi veramente vado con l'ascolto del cuore nella lettura della piastra. Quindi almeno per quella che è la mia esperienza, ho visto che se lascio sfogare la mente all'inizio, poi il mio cuore trova tutto lo spazio necessario per procedere con la lettura. Le cose che adesso vi racconterò magari vi sembrano banali, però veramente questo lavoro è frutto di anni e anni di studio, di sforzi, non solo miei, perché prima di me c'erano altre due persone che cristallizzavano in Eureka, che poi hanno fatto altre scelte all'interno di Eureka e poi anche sono trasferiti, insomma, altri percorsi di vita. Tutti e due sono finiti a fare l'insegnante. E poi nell'ultimo periodo invece c'era un'altra persona che si occupava della cristallizzazione e poi ci ho rimesso dentro il naso perché comunque è sempre stata una grande passione che avevo, secondo me, una grande opportunità proprio sia per conoscere il vivente, ecco, sia anche per fare un esercizio di crescita personale, perché entri in contatto con questi esseri, con queste forze, con questi impulsi, e entrando in contatto c'è una relazione alla fine, quindi è anche un percorso di crescita personale e anche per questo motivo ci tenevo a portare questo percorso che vi sto presentando, perché ritengo che sia la cristallizzazione veramente una grande opportunità che poi uno sì, non è che deve fare il cristallizzatore ufficiale e mettere su un'azienda, o anche sì, perché no, ragazzi, cioè se uno ha la passione, perché no, non è che ci sia poi tutta queste persone che la fanno fatta bene, diciamo, e magari uno che sa anche ben proporsi riesce a trovare veramente uno sbocco economico. Ma comunque, anche se uno non ha questi interessi, la cristallizzazione ti dà veramente la possibilità di indagare quello che normalmente hai intorno a te di vivo, con cui ti relazioni, interagisci, che non parlo del marito o della moglie, ma alimenti, acqua, ambienti, per cui per me è veramente un grande strumento che è alla portata di tutti, insomma, con un percorso adeguato, ma ci si arriva senza troppe difficoltà. Poi con tutte le cose belle che vi dico in questi incontri avrete tanto già masticato, insomma, non, cioè, noi ce la siamo dovuti tanto scavare, ecco, perché si sapeva appunto 20 anni fa, era ancora meno di adesso divulgata e chi sapeva non condivideva le informazioni che lui o lei, insomma, avevano sudato. Per cui insomma, io sono contenta invece di condividere, insomma, queste conoscenze che ho acquisito. Allora, abbiamo la piastra di cristallizzazione, cosa dobbiamo guardare? Come orientarci per riuscire a capire qualcosa? L'altra volta già, no? Abbiamo cominciato a guardare un po' i gesti, il centro, eccetera. Adesso vi faccio vedere uno schema generale di cosa guardare e adesso lo leggiamo però velocemente perché poi ognuna di queste voci la andiamo a guardare punto per punto, per cui non perdetevi adesso a leggere tutto perché, ripeto, adesso guardiamo tutto con calma e da adesso in poi comincia la parte
attiva. Quindi preparatevi senza timori, senza vergogna, senza giudizio, ma almeno cerchiamo appunto di essere un po' vivi e dinamici in questo momento di confronto. E quello che una persona ascolta bene lo impara, ma quello che una persona fa come esperienza, cerca di trovare, di vedere, di capire, sapete che quello rimane fisso dentro di sé. Per cui vi invito veramente a mettervi in gioco. Allora, adesso andremo a guardare queste caratteristiche, la struttura, il tessuto, l'irraggiamento, il centro. Oh, adesso è andata via. Io non so se ogni tanto faccio questi casini, abbiate pazienza, devo trovarla. Sarà qua? No, oddio, cosa ho fatto? Scusate, sarà questa? C'ho sti diti, eccola qua. Le dita che vanno dove vogliono. E, la dinamica è la forza vitale. Ok. Sì, abbiamo anche noi creato delle mappe per aiutarci nella lettura. Questo è il quadrato con gli elementi della filosofia greca, i quattro eteri, ci sono poi i processi. Ci sono le qualità. Allora vedrete che noi utilizziamo, come abbiamo già detto la volta scorsa, sia delle piastre quadrate per i regni cosiddetti inferiori, più semplici, e delle piastre rotonde. Le rotonde le utilizziamo per gli animali e per le persone. E per quanto riguarda la piastra quadrata, abbiamo scelto la piastra quadrata appunto per regno minerale e vegetale. E nel minerale includiamo anche l'acqua, perché riusciamo così a ben interpretarlo con questo schema qui di eteri, quindi l'aspetto della vitalità e gli elementi fisici di riferimento, come abbiamo detto, processi e qualità. Struttura. Questo era il primo punto che abbiamo visto nel nostro elenco di cose che andiamo a guardare. Adesso vi dico anche un'altra cosa. Io non sono favorevole ai test alla cieca, nel senso che non c'è adesso da questo campione qui, mi devi saper dire che cos'è. So avere anche un'idea di quello che non è, almeno. Però non ha senso, ecco, fare le cose alla cieca, perché in realtà noi più informazioni abbiamo sul campione, più la cristallizzazione ci aiuta a comprendere il campione. Sarebbe come dire, mi vedete con il cappotto e le scarpe nell'atrio di casa, ma sto entrando o sto uscendo? E questo, se non hai altre informazioni, non lo sai. È così anche per la lettura della cristallizzazione. Cioè dice, ok, una persona che o entra o esce, però magari se ho qualche informazione in più, ho un pentolino sul fuoco spento, no? Sto scaldando o si sta raffreddando dopo che è stato scaldato? Se ho anche l'informazione, se quello che c'è dentro è caldo o freddo, saprò se è una cosa che si sta scaldando oppure una cosa che si sta raffreddando. Quindi per me è importante avere più informazioni possibili sul campione. Allora, ragazzi, adesso mi raccomando, sulla chat, struttura. Questa è una piastra quadrata, lo vedete bene, ma vedete che solo in una parte della piastra ci sono i cristalli. Quindi qua dice ordine degli assi di simmetria e del centro. Questa piastra è simmetrica? Simmetrica vuol dire che se ci sono due metà, simmetria vuol dire che sono, che si possono specchiare, diciamo, o per così o per così, o in diagonale, insomma, questa è la simmetria. Quindi, non vedo la piastra? In che senso? Allora, è la Tamara. La piastra dovresti vederla perché Anna lì mi dice che non c'è simmetria, quindi vuol dire che la vede. La piastra è
E questa cosa rosa, cioè nella videata si vede questa cosa rosa con i cristalli e poi la parte bianca con scritto struttura, eccetera. E se non la vedi, prova un po' come dicevano prima le persone a uscire e rientrare o a schiacciare quel rettangolino vicino alla chat. Quindi a Maria ha preso coraggio e ha detto no, non vedo simmetria. Perfetto, non c'è simmetria. Brava Sabrina, dai ragazzi, non abbiate timore. Ok, vediamo cosa mi dite. Allora, aspetta, c'è un'informazione. Se è col cellulare, magari l'immagine è rimpicciolita o sotto ad altre. Quindi prova a vedere se la ritrovi. Io sono troppo più il mouse. Ok. Non è simmetrica. Perfetto, infatti non è simmetrica. Benissimo. Allora, questa informazione l'abbiamo vista. Adesso guardiamo un po' di immagini, no? E poi magari le riguardiamo dopo aver visto fino in fondo tutti questi punti. Però se guardo questa piastra, questo è un terreno. È un terreno in cui abbiamo messo un preparato per l'agricoltura per volerlo migliorare, quindi c'è rami di pino e infatti l'ha migliorato abbastanza, ma non quanto noi volevamo e quindi l'ho tenuta proprio a scopo didattico, ma non poi non abbiamo usato questo prodotto dentro questo terreno. Però se guardiamo la parte qua dove c'è questo centro di cristallizzazione, che dopo vedremo che è importante, possiamo dire che questa parte qui, dove c'è il centro, simmetria c'è, cioè, manca solo qua un po' di cristalli, però la simmetria in questo senso c'è. Adesso stiamo facendo solo osservazioni. Nel frattempo guardate anche, appunto, come diceva rami di pino, no? Come ramificato, perché non sempre si vede così. Per esempio nei campioni di terreni e di piante, quando i cristalli formano angoli, più sono aperti ad angolo retto, più è sintomo di vitalità. Ma non è la stessa cosa, per esempio, nell'uomo o nell'animale. E poi guardate anche il colore, per favore, perché non sempre si vede questo colore. Poi parleremo del colore, che normalmente non viene tanto considerato, invece secondo me ha una grande importanza. Allora, rami di pino fatto, vediamo la prossima, il tessuto, ovvero la trama dei cristalli. Faccio vedere quella di prima, guardate questa, vedete come la trama, no? È più pallida, è un po' più tutto come indefinito, e invece quella di prima totalmente diversa, no? Qui cristalli chiari e qua invece tutto un po' più così, meno definito. Questo campione qui che stiamo vedendo è una cristallizzazione di un ambiente, di un appartamento, insomma, di alcune persone che volevano vedere se la loro casa era, tra virgolette, sana. Ecco. Qui vediamo una grande presenza, questa però è già per palati più fini, insomma, con grande esperienza, non è il classico terreno acqua che magari oggi sicuramente io penso riuscirete a capire da soli. Però volevo farvi vedere questa trama qui perché l'ho trovata molto, molto particolare, insomma, da farvi vedere. Questo era appunto abbiamo fatto il prelievo in un soggiorno come tutti quanti abbiamo, con televisione, wifi, eccetera.
e appunto c'è una grande presenza di campi elettromagnetici. Poi abbiamo messo, la persona ha dovuto fare una prova con anche il dispositivo, il nostro, quel rosone giallo, quello per i campi elettromagnetici, e infatti si è notevolmente ridimensionato il problema. Ok, si dice anche vedere se raggiunge il bordo o no. Allora, se la parte interna, questa, raggiunge il bordo? No. Bravissimi. Allora, vediamo cosa mi scrivete. Cosa avete prelevato nell'appartamento? Adesso te lo dico. Mi dicono manca nel bordo esterno, infatti. Aspetta, vedi il mouse che non è molto d'accordo che io lo usi. Eccolo. Allora, manca nel bordo esterno a destra, infatti, però è più omogeneo del precedente. Sì, è più omogeneo, però questi cristalli così indefiniti non sono un segno di armonia e vitalità, quindi già memorizzate questa cosa. Allora, mi avete chiesto, Gabriella mi ha chiesto cosa abbiamo prelevato per fare l'analisi dell'ambiente. Anche per questa cosa qua c'è stata un'evoluzione nella nostra tecnica, chiamiamola così. Anni fa usavamo dell'argilla che lasciavamo nella stanza a impregnarsi e poi facevamo la cristallizzazione di quell'argilla. Ormai sono già parecchi anni che usiamo un'acqua, sfruttando quella che è conosciuta come memoria dell'acqua, però non è acqua di rubinetto, è acqua che va a parte demineralizzata, ma comunque è acqua che noi dinamizziamo e prepariamo perché accolga appunto gli impulsi, le forze, tutto quel che c'è nell'ambiente di quella casa, e lo memorizzi e poi noi lo cristallizziamo come campione, e quindi questo è quello che viene fuori. Allora, vediamo sempre se il mouse. Dov'è? Eccolo qui. Allora, vediamo cosa mi scrivete. Sembra una trama polmonare. È vero. Magari non tutti conoscono com'è la trama polmonare. Mancherebbe un po' di. Sì. Da lontano, ecco, perché da vicino mi mancherebbero un po' di lobuli polmonari. Ok, irraggiamento. Questa è una piastra in cui si vede un buon irraggiamento, no? E la disposizione e la direzione dei cristalli che può essere lineare, curva, spezzata. Questo è un terreno, è lo stesso terreno di questo, però messo a interagire con un altro prodotto per l'agricoltura. Quindi se questo già ci dava una rispostina, vedete che davanti a questo il primo non è sufficiente, non ci accontenta. E quindi qui vedete come proprio si apre come una ramificazione. Allora, qua Vincenza mi scrive. Tutto sommato c'è una buona simmetria, c'è giusto un vuoto a destra. Stai parlando di questa piastra qua, Vincenza, vero? E Sabrina mi dice, e ci sono anche... Oh, il mouse, perché? Qua c'ho io il dito che non funziona, oggi provo a vedere se levo un po'. Funziona. No, non era il mio dito, è il mouse che non gli piace qua. Allora, ci sono anche tanti angoli retti, sì, quindi c'è, abbiamo detto, una buona vitalità. Ok? Allora, poi mi dite che vi sembra
armoniosa anche se molto a sinistra. Ok, però in confronto, sì, ok, va bene, è vero, siamo partiti qua da una situazione iniziale che era veramente una schifezza, per cui quello che si è raggiunto, considerando che non si poteva cambiare la terra, ma solo cercare di migliorarla, io sono molto contenta di questo risultato perché sì, insomma, è stato un buon risultato. Ok, vediamo adesso, sempre un attimo, aspettate che trovo qua, che sì. Adesso mi scrivete, c'è come una lacuna centrale. Ok, però qua adesso noi stiamo guardando l'irraggiamento, quindi la disposizione e la direzione dei cristalli. Che può essere lineare, curva, spezzata, quindi qua direi lineare, no? Bene. Centro. Perfetto, Paola, si sì, era lineare. Allora, ok, io ogni tanto se mi vedete con lo sguardo assente perché vedo anche le vostre domande. Ma i colori indicano qualcosa di diverso? Il giallo e il verde vivo? Sì, come accennavo prima, anche i colori per noi hanno un ruolo importante. Dipende anche dal tipo di campione. Sicuramente nel vegetale e nel minerale, nel terreno, questo, vediamo se riesco a tornare indietro un attimino. Prima di affrontare il centro, sai che dovrei mettermi un mouse esterno. Allora, ritorniamo qui, torno indietro, scusate. Allora, oddio, non mi ricordo più la domanda, che cos'era? Ai colori, sì. Allora, qui che siamo nel minerale, nel terreno. Sì, un colore verde acido quasi indica vitalità, vitalità. Vedremo questo verde acido anche su altri campioni, però nella parte appunto minerale vegetale è molto più presente, più vivo. Ok, allora torniamo al centro. Il centro può essere ben formato, preciso, forte, eccetera. Questa è una piastra di. Questa è la piastra del mio cane. Okay. E, perché ovviamente li sottopongo ai miei esperimenti. E questo centro di cristallizzazione lo vedete, ben formato. Non è fortissimo, ma per essere comunque una piastra della parte che noi indichiamo come zoe, quindi l'aspetto spirituale animico, è comunque una buona piastra. E, quello che voi vedete qua che entra sono tutte forze e impulsi dalla periferia, quindi dallo zodiaco. Quindi questo è il centro di cristallizzazione. Vedete che è diverso da questo, ma un animale non potrà mai avere questo tipo di cristallo e questo tipo di centro. Okay? Quindi va sempre contestualizzato il tutto. Per quello dicevo, per me fare le cose alla cieca non ha senso, ecco, io se vedo una cosa così, no, di sicuro non dirò né che è un animale né che è un uomo, però se è una pianta o un terreno potrei avere dei dubbi. Ok, allora il centro abbiamo visto. Dinamica è l'espressività, il movimento generale che può essere armonico, silente, eccetera. A questa voce si aggiungono i segni particolari come le lacune. Allora, questa piastra
Oddio, vado a memoria adesso. È un terreno, è una zeolite questa piastra qui. Sì. È una zeolite, perché hanno tutte più o meno lo stesso gesto. Allora, però, per quanto riguarda le cose, torniamo indietro un attimo e riguardiamo tutti i punti che abbiamo visto prima con questa piastra. Ok? Quindi dobbiamo guardare, torno giù. La struttura, ossia la simmetria, il tessuto, se la trama è debole, pallida, forte, se raggiunge il bordo o no, l'irraggiamento, ossia la disposizione dei cristalli, il centro, ce n'è uno, ce n'è più di uno, com'è il centro? È ben evidente oppure è una roba più o meno? E torniamo qua. E dopo guardiamo le domande che sono arrivate. Allora, la simmetria c'è? Beh, direi che adesso non è che è come quando elementari ti facevano piegare a metà il foglio e ritagliare per farti capire che cos'è la simmetria. Però destra con sinistra è discreta la simmetria, non è perfetta, ma è discreta. Sopra con sotto no. Ma non è detto che debba essere sopra con sotto. Però se poi vado a guardare i centri di cristallizzazione, posso dire che sono più o meno sono formati, però non proprio splendidamente irradianti. Però posso dire che sicuramente si spinge tutto fino al perimetro della piastra. E adesso andiamo un attimo a vedere cosa mi scrivete. Allora, sempre un attimo che trovo il mouse. Ecco. Allora, Paola. Quindi la parte periferica è sempre relativa all'impulso dello zodiaco? Non sempre, dipende da che campione abbiamo, cosa stiamo andando a guardare. In questo campione qui, che siamo quindi con minerale, andremo a guardare nella parte più esterna le forze eteriche. Quindi lo guarderemo con, vediamo se ci riesco a tornare su quella di prima. Ecco, lo guarderemo almeno per quella che è la nostra esperienza. Poi sicuramente, cioè senza sicuramente so che ci sono anche altre scuole di pensiero, altri tipi di cristallizzazione. Io vi sto mostrando quella che è frutto del nostro sudore, della nostra spremitura di meningi. E la cristallizzazione è veramente uno strumento molto, molto, molto duttile, che riesce a creare un dialogo proprio con questi esseri, con queste forze presenti nel materiale che vai a esaminare, e grazie al cloruro di rame riesci a tirar fuori quello che sei anche in grado di leggere, perché appunto se hai determinate conoscenze, come queste, insomma, non sono elevatissime come conoscenze, certo, devi avere un minimo di pratica di esseri elementari, di eteri, di elementi, insomma, queste cose qui. Se vuoi conoscere, cioè, se vuoi parlare col sovrasensibile, devi un po' conoscerlo, no? Questo è ovvio, però non è che sono questi concetti sono mai visti prima, o totalmente non accessibili. Quindi noi, appunto, per quanto riguarda l'acqua, il terreno e le piante, guardiamo principalmente gli eteri e gli elementi, e quindi usiamo questa mappa che abbiamo preparato. Mentre quella che abbiamo visto prima, tonda, era di un animale, e l'animale, a differenza del minerale, della pianta, ha anche un'anima, come dice il nome stesso, e quindi ha anche altri tipi di influenze, come quella zodiacale. Ok, allora torniamo
a questa e vediamo le altre domande che mi avete fatto. Un attimo, sempre che trovo dove è finito il mouse. Oh, un attimo, qua i polpastrelli. Eccolo qua. Allora, questa abbiamo risposta. Ah, Vincenza dice: sembra un bel quadrato sfumato la piastra della zeolite. Sì, è un bel quadro sfumato, sì, un bel quadro, non quadrato, un quadro sfumato. Sì, vedete che comunque ha una sua armonia. Non andate a cercare il difetto a tutti i costi, ecco, perché comunque sono. È vivente, no? Non è una macchina, un computer, è un pezzo di plastica tutto uguale. Quindi c'è appunto una dinamica e quindi non è tutto appunto schematico. Ok, allora. Scusate un attimo. C'è dinamica, infatti, mi dice Vincenza. L'irraggiamento, un attimo che ciò, oh, scusate, se rispondesse sto mouse, eccolo qua. Allora, eccomi, c'è dinamica, abbiamo detto, allora, l'irraggiamento, Anne-Marie, deve essere su tutta la piastra. E allora, se... dipende da campione campione, l'acqua raramente... solo in alcuni casi, perché non ci sono schemi fissi, come ho detto, attenzione agli schemi perché diventano una gabbia, e l'acqua raramente raggiunge tutta la periferia e neanche tutti i tipi di terreno. Dopo vedremo dei terreni. La zeolite, sì, la zeolite, tranne tipi di zeolite veramente pessima, la zeolite sì, ha sempre questo gesto e poi vedremo anche degli esempi. Comunque sì, quanto più si espande nella piastra, tanto più è un segno considerato positivo. Ok, un attimino sempre di pazienza finché devo mettere un timer al mouse che si svegli. Ok. Maurizia mi dà la sensazione di acqua che purifica. Vero, anche questa, sì. È molto, molto armoniosa, molto dolce, vero, questa piastra. Eccolo che si sveglia. No, un attimino che lo ritroviamo. Eccolo qua. A me sembra un quadro sovrapposto, come se alcuni rami della trama principale nascessero degli alberi. Un quadro sovrapposto, come se da alcuni rami della trama principale nascessero degli abeti. Oh, guarda, non riesco a vederlo, dovrei capire come. Quale ritieni sia tu la trama principale? Per me qua non c'è una trama principale, ci sono dei centri di cristallizzazione che sono la parte appunto organizzativa. Per esempio, il fatto che il centro di cristallizzazione principale, vediamo se è ancora il mouse. No. Eccolo, il centro di cristallizzazione principale, vedete che diciamo è qua nell'angolo destro e se io vado nel mio famoso schema del quadrato degli elementi, nell'angolo destro trovo l'elemento terra. Considerando che è una zeolite, direi che già il suo lo ha fatto. Ok. Oh, benissimo. Bene, allora io direi che possiamo passare alla successiva. Abbiamo visto la dinamica, qui la dinamica e quindi abbiamo visto proprio un movimento generale armonico, no? Un attimo, ok. Ecco qua, la forza vitale è la sintesi del tutto.
io nella forza vitale aggiungo anche i colori come abbiamo visto prima. Questa è una piastra che nella parte sinistra mostra tante belle cose che abbiamo visto fino adesso. Beh, comunque è una piastra. Questa è una mela. Questa è una mela. Vedete che comunque riesce a coprire tutta la piastra, che era la domanda di prima, se deve coprire tutta la piastra, quindi ce la fa, anche se sicuramente la parte sinistra è più rappresentata, per quello che la nostra esperienza nella lettura di alberi e frutta, nel frutto, noi qua non abbiamo cercato la qualità alimentare del frutto, ma abbiamo cercato di capire come stava l'albero, perché era un quesito dal punto di vista agronomico, non qualitativo alimentare, diciamo. E nella nostra appunto esperienza, quello che abbiamo imparato studiando sulla lettura degli alberi, in questo caso gli alberi da frutto, è proprio che la parte sinistra mostra la linfa ascendente, la parte destra mostra la linfa discendente, e in questi due centri di cristallizzazione che voi vedete si vede la parte che si riferisce qui in basso al colletto della pianta e sopra invece la foglia come laboratorio alchemico della fotosintesi clorofilliana. Quindi vedete questi centri belli, forti, questa è una bella piastra, questi centri irradianti, vedete che c'è questo colore verdino, che è proprio indice di grande vitalità, ma anche l'armonia del tutto indica vitalità. E potete vedere tipi diversi di cristalli su questa piastra che riassume un po' tutto quello che ci siamo detti, no? La tipo di irradiamento, irraggiamento, spezzati, angoli più o meno retti, e vedete che ci sono poi questi puntini, ecco, questi fiocchetti, li definiamo fiocchetti, rappresentano i segni di, chiamo tipo cicatrici di patogeni che erano entrati nella pianta. Questa è una pianta che aveva grandi problemi di carpocapsa, che però ha un buon sistema immunitario come pianta. Allora, la Simona chiede: come si posiziona la lastra rispetto al quadrato degli elementi? Si orienta rispetto ai punti cardinali? Grazie. Allora, Simona, penso che le persone più attente avranno visto che c'è un segno rosso sotto nella piastra. E questo segno rosso lo mettiamo noi quando allestiamo la piastra e lo mettiamo lì perché diamo noi la direzione diciamo che è un dialogo, no? Sia con i vari forze, le varie forze ed esseri che ci sono nel campione e che è proprio con lo spirito della cristallizzazione, quindi noi diamo la direzione per capire appunto che uno magari parla in un modo, l'altro parla dall'altra parte e non ci si trova. Quindi convenzionalmente noi nel nostro fare la piastra mettiamo questo segno rosso che ha ore 6 per quanto riguarda i campioni minerali e piante, mentre quello degli animali ve lo mostro, non so se avete fatto casa, caso, ah, ok. Vedete che in quello degli animali il segno rosso invece è a ore 3, che corrisponde, quando lo mettiamo a cristallizzare, all'est, all'orizzontalità, anche perché l'animale è sul piano orizzontale, no? Testa coda. Allora, vediamo cosa mi chiede la Gabriella. A sinistra linfa ascendente o discendente? A sinistra ascendente. A sinistra ascendente e a destra discendente. Quindi
Questo nella nostra interpretazione, appunto, quello che quanto noi abbiamo sviluppato come lettura di questi campioni. Bene, adesso abbiamo visto la teoria insieme, ragazzi, e adesso vi voglio sul pezzo che andiamo insieme a guardare esempi di acqua cristallizzata. Se qua collabora. Vediamo. No, ancora no. Mamma mia, eccoci qua. Ma ok, questa è acqua tal quale, c'è cioè del rubinetto a sinistra, e questa invece a destra è la stessa acqua vitalizzata con il dispositivo nostro Acqua Viva. Questa cristallizzazione non l'abbiamo eseguita noi, vedete, settembre del 2000, non l'abbiamo eseguita noi, ma l'Istituto Palatini che facevano anche cristallizzazioni sia di campioni vari che gli venivano commissionati, che proprio anche dei pazienti che avevano in cura lì, da loro. Allora, cosa vediamo? Dai, Vincenza, cosa mi stai scrivendo? Aspetta che trovo qua il mouse che risponda e mi dice: a sinistra vedo due centri di irradiamento, sì, di cristallizzazione, a destra uno solo. Allora, un centro di cristallizzazione ben forte e irradiante è sempre sintomo di armonia, vitalità, forza. Quando ci sono più centri in un'acqua o in un minerale, significa che abbiamo comunque delle forze che agiscono di divisione cellulare. Divisione cellulare che portata all'esasperazione, comunque nella persona che beve quest'acqua riceve questo stimolo di divisione cellulare che appunto portata all'esasperazione può dare anche, non che causa, ma può dare un sostegno, favorire anche quello che può essere una divisione mitotica e quindi tumori. Questo non vuol dire che quest'acqua sia tumorale, ma che se una persona è già predisposta o che ha già comunque sì, sta andando in quella direzione, bere quest'acqua di sicuro non l'aiuta, anzi lo fa peggiorare in questa predisposizione. E questo è come hanno loro visto poi l'acqua cristallizzata dopo che è passata dall'acqua viva, e la stessa signora che io ho conosciuto dell'Istituto Palatini, che siamo andati a trovare a vedere come lavoravano, si è meravigliata, ecco, di questa piastra di cristallizzazione, perché mostrava una organizzazione, ecco, un'organizzazione che assomiglia più al sangue umano che non all'acqua, che non vuol dire che questo è sangue, ma nel senso che il vitalizzatore lo armonizza e lo appunto la vitalizza, la sublima così tanto da entrare, da farla essere più risonante con l'uomo, e quindi con il sangue, che è quello che normalmente si analizza, si cristallizza nell'uomo. Vi faccio vedere un attimo se funziona. Vediamo. Sì, questo è il vitalizzatore agricolo, vitalizzatore domestico. Ma no, che casino. Questo è il vitalizzatore domestico. Vediamo se si vedono anche le foto di come è installato. Ecco, questo a destra che vedete il rubinetto che esce. Questa è una prova che avevamo fatto parecchi anni fa, con diversi tubi
tipi diversi di tubi di acqua, e alla fine c'è cioè, tubo di plastica, tubo di rame, tubo di ferro, vari tipi diversi di plastica, eccetera. E alla fine mettevamo il vitalizzatore, poi prendevamo l'acqua, facevamo le cristallizzazioni e così abbiamo visto quanto influisce la materia del tubo, insomma, sulla qualità dell'acqua. Per cui interessante. Vi faccio vedere, visto che siamo qua, permettetemi un momento di cosa. Vi faccio vedere che, se volete, ci sono le offerte di Natale col 40% di sconto. È un peccato se ve lo perdete. E i biglietti, se volete, gli auguri, andatevi a vedere, sono quelli che ha realizzato la Carolina Viaro, che è la persona, sto cercando di chiudere, che è la persona che ha realizzato gli affreschi della casa per Michele. Quindi è da non perdere. Ok. Acqua di acquedotto. Questa è un'altra acqua. La cristallizzazione l'abbiamo fatta noi, una commissione recente che ci è stata fatta, quindi nel 2021. E è un'acqua di rubinetto di una persona della provincia di Vicenza. E tutto sommato, voi cosa ne pensate di quest'acqua? Secondo quello che è quello che abbiamo visto prima. Non fissatevi adesso sull'acqua, questa qui, dell'acqua viva con la piastra rotonda, eccetera, ma ritornate un attimo a queste piastre qui, ok? Quindi possiamo perdere queste piastre qua e torniamo qui. Allora, vediamo anche un attimo, scusate ancora un secondo, devo mettermela più spesso questa. Guardiamo anche gli elementi qua come sono: terra, acqua, aria, fuoco. Ok? Torniamo alla nostra acquetta. Eccola qui. Allora, quindi se guardiamo. Acqua di fuoco sicuramente sembra una fiammata, ok. Però come centro mi dicono sì, è nella zona aria, quindi non è proprio perfettissimo, però va anche bene ogni tanto, non si capisce perché, però in realtà io quest'acqua l'ho vista anche dopo che è passata, però non volevo fare la venditrice, però io quest'acqua l'ho vista anche, abbiamo cristallizzato anche quest'acqua dopo che è passata nel vitalizzatore e vi posso dire che quest'acqua così tal quale dell'acquedotto ha il centro di cristallizzazione nell'aria, quella passata nel vitalizzatore, il centro di cristallizzazione si è spostato a livello di elemento fuoco, che in realtà diceva come l'acqua col fuoco, però l'elemento fuoco è l'etere di calore, è quello della qualità, quindi si è spostata nel polo della qualità e anche ha riempito questa. Aspetta un attimo, che trovo. Ecco, ha anche riempito col vitalizzatore quasi completamente, fino a così, tutta questa parte lacunosa. Qua proprio manca, no? L'etere del calore, elemento fuoco manca, e col vitalizzatore è arrivata così. E anche questi cristalli che comunque vedete sono un po' disordinatini, diciamo, si sono riarmonizzati con il vitalizzatore, però sicuramente questa già è una buona acqua di partenza, insomma. Non so voi, però io in realtà l'acqua di casa mia non l'ho mai cristallizzata e, come si dice, no, il ciabattaio con le scarpe bucate, però sarei contenta se avessi un'acqua così di partenza. Allora, Vincenza dice: mi sembra che ci sia armonia. Sì. Allora, abbiamo detto già centro nella zona aria. Elena, al centro di cristallizzazione zona aria, sì. Ok, bravissimi che avete visto.
Manca un po' di fuoco come elemento, sì. Comunica abbastanza bene con l'esterno, infatti è molto buono il dialogo. Poi sempre non guardate che qui è più buono, qui si vede che non è perfetto. Comunque in bisogna guardare proprio il gesto generale. Il gesto generale è una buona acqua, sicuramente. Vediamo però cosa mi scrivete prima, non voglio dirvi io. Guardate anche il colore, cosa mi dite del colore? Ha un ramo notevole nell'asse aria-terra, quindi ha forze di morte. Tu dici così, ma io non metterei morte. Andiamo a vedere un attimo. Oddio, questa è tornata indietro un attimo. Andiamo a vederci la nostra mappina, che ci aiuta sempre. Allora, io come processo metterei se va in questo verso, variazione di forma, quindi dall'aria verso la terra, variazione di forma. Se data dalla terra all'aria, metamorfosi. Comunque sempre un cambiamento nella forma. Però, se devo considerare il fatto che la guardo sempre nel suo complesso, no? Considero che, ma per me la direzione è questa, ok? E, comunque una variazione di forma, metamorfosi, il concetto più o meno è quello. E, se considero la qualità dei cristalli, se considero il colore, se considero la trama e tutto, io direi che è un'acqua che se mi porta una qualsiasi variazione di forma è uno stimolo positivo. Non vedo qui delle caratteristiche di disarmonia o di divisione cellulare, tipo quella che abbiamo visto in questo campione qua a sinistra, no? Che può portare alla mitosi, quindi al tumore, per cui sarei tranquilla da quel punto di vista. È abbastanza simmetrico, nel senso che riempie quasi tutta la piastra, sì. Poi diciamo che se il centro di cristallizzazione fosse al centro, non qua a sinistra, ma fosse qui, allora direi sì, beh, a parte sta lacuna, è ben simmetrica. In realtà il centro spostato qua, però in un'acqua, sì, insomma, per come facciamo noi le piastre così quadratose, è sempre che mi indica se è più legata appunto all'elemento aria o acqua, come dovrebbe, o terra o fuoco. Allora, abbiamo per quanto riguarda il colore, vedo vitalità, infatti, una bella acqua. Questa è zona Bassano del Grappa, quindi immagino che l'acqua venga dai monti lì. Aria, terra e acqua sono presenti, il colore è abbastanza uniforme. Sì, abbiamo detto c'è una carenza nel fuoco che poi si era messo a posto con il vitalizzatore. È vitale visto il colore verde, perfetto. Dialoga molto con la periferia, sì, l'abbiamo visto benissimo. Centro aria che va verso la terra, il colore è uniforme. Sì, insomma, abbastanza uniforme. Non è proprio del tutto uniforme, perché se fosse uniforme sarebbe tutto di questo verde cloruro di rame, lo chiamo io, sia questo verde azzurino. Invece il fatto che ci sia qua a sinistra tutto questo giallino, verde fastidio, verde pistacchio, e quello è proprio un colore diverso che indica, a nostro avviso, la vitalità. Bene, allora, ancora una che dopo lo cambiamo. Contorni, zona fuoco è più evidente degli altri tre. È più evidente in realtà, Davide, perché non entra.
Qui fa bene questa osservazione che mi dà spunto anche a me di dire cose in più. Lui dice, guarda, oh, scusate, torna indietro, un attimo, obbedisci, mamma mia. Ecco, scusate. Lui mi dice, guarda, qui il perimetro è pieno, ma non è così evidente come... vai, non è così evidente come qui. E io dico sì, qui è più evidente, ma perché è come se io prendo tutto quanto e lo metto alla periferia, no? E tutto quanto accatastato, accantonato nella periferia, mentre nell'altra parte della piastra è meno evidente, ma perché entra, perché dialoga. Invece qua che manca, c'è proprio questa lacuna nel fuoco. Non entra, non, manca il dialogo. Qua sicuramente c'era, ma è entrato qui ancora di più. Quindi non è una debolezza, perché vedi che comunque c'è spessore. Tu questo spessore, no? C'ha questo centimetro più o meno, mentre qui è tutto ammucchiato perché non dialoga. Quindi questa anche è una cosa da guardare. Ok. C'è mai bloccato? Sì, è bloccato secondo me proprio perché manca, c'è quella carenza nella parte dell'elemento fuoco, etere di calore e quindi non ha con chi parlare. Insomma, lui c'è, però gli manca la controparte per dialogare. Ok. Bene, allora passiamo a quello dopo perché figurarsi se già non ce la farò mai in un'ora a fare, mi prende troppo la cristallizzazione. Acqua di pozzo. Ragazzi, dai qua, ditemi voi, questa è un'acqua di pozzo. Cosa vedete? Centro, periferia, cristalli, come si mettono? Se no... Irradiano dritto, irradiano storto, il centro è forte, il centro è debole, c'è dialogo, colore, cominciate da qualcosa e poi beh, c'è una cosa macroscopica che vedete in quest'acqua che non si può non notare. Coraggio. Non è simmetrico. Concentrazione a sinistra. Allora, adesso vi siete scatenati, si vede che tarda un po' ad arrivarmi quello che scrivete poi. Allora, no, concentrazione a sinistra. Intendi, immagino, Maurizia, la periferia. Ok. Un attimo che mi ritorna il controllo del mouse. Davide, potrebbe essere acqua micheliana via secca? Te la tengo in sospeso questo, io ho tutta un'altra teoria su quest'acqua. Io e anche l'altra Roberta con cui lavoriamo insieme perché è sempre meglio avere un confronto, non si sa mai che uno veda fischi per fiaschi. Armonia a destra. Maurizio dice, manca simmetria, ok? Adesso guardiamo, sai Maurizio, quello che hai detto. Allora, un attimo che vado avanti. È praticamente adeso al lato destro. Questa è una cosa macroscopica. Cioè, alla parte destra abbiamo ciccia, abbiamo cristalli. La parte sinistra è vuoto. Un attimo che mi torna il mouse, eccolo. Manca comunicazione con la parte sinistra, infatti. La periferia delle ramificazioni è come sbiadita. Sì, però questo Sabrina ti dico subito che per me è perché il dialogo è totalmente è fluente, è un tutt'uno. Questo io non lo vedo come negativo, lo vedo come che il dialogo è totale.
Quindi segnatela questa cosa qui. È proprio il contrario rispetto alla parte sinistra, no? Dove invece vedi tutto duro. Allora, un attimo che scendiamo con le domande, cioè con le osservazioni. Dialogo con la periferia di Terra Fuoco. Sì, quindi sopra a destra e sotto a destra, più che altro a sinistra non c'è niente. Poi simmetrico se confronto la parte superiore con quella inferiore. No, secondo me la simmetria qui non c'è, perché se fosse simmetrico avrei un altro centro di cristallizzazione. Invece, no, io qui la simmetria non la vedrei. Potrei dire che il centro di cristallizzazione nel suo sviluppo è simmetrico. Questo sì, posso dirlo. Tra l'altro, essendo un'acqua di pozzo, mi sta anche, cioè non mi stupisce che sia verso l'elemento terra, ecco, perché comunque viene da sotto sotto, in confronto a un'acqua di ruscello, per capirci. Allora, il centro è in alto, ma irraggia sotto. Sì, irraggia sotto perché il centro dovrebbe avere la forza di irraggiare su tutta la piastra, ma qui abbiamo questa enorme lacuna. Un attimo, ok. Ci sono angoli retti. Io qua non vedo tanti angoli retti. Io vi mostro adesso questo segno che io chiamo, ho coniato anni fa, termine molto scientifico di coda di pavone. Vedete questi tipo petali? Questi petali con dei tagli dentro. Questi sono tanti petali tutti tagliati. Io chiamo coda di pavone, tipo questo. Questo petalo con dentro queste cose qua, si dico non è un gran termine scientifico, però a me mi ha ispirato questo nome e così sono ormai decenni che lo chiamo, magari ho creato un nuovo vocabolo. E, questi gesti così a coda di pavone, con questi tagli, sono gesti che nell'animale, nell'uomo, vengono chiamati gesti ghiandolari, cioè riferiti a ghiandole, che ovviamente un'acqua non può avere, però indicano una astralizzazione, quindi delle forze di cattiva qualità a livello animico, cioè di cattiva qualità disarmoniche per chi poi assume quest'acqua. A livello animico non gli fa assolutamente bene. Allora, Roberta mi dice manca vitalità. Allora, Jesus mi dice ha un buon centro e relaziona con terra e fuoco. Sì, ha un buon centro, lei è forte, però la qualità dei cristalli, come abbiamo detto, anche se è bello, no, da vedersi, insomma, a me piace almeno, è bello da vedersi, quindi non deve esserci un giudizio, ah, brutta, cattiva, no, perché lei, cioè, è bella, però la qualità di questi cristalli così astralizzati non può far bene a chi assumerà quest'acqua. Quest'acqua io no, non l'ho vista vitalizzata, ci è arrivata solo così. E poi vi dico, secondo noi, che cosa vuol dire questo vuoto. Allora, mi dice molto etere di vita, sì, perché è su con l'elemento terra, e abbastanza etere di calore, sì, insomma, abbastanza simile. Ma lì non c'è centro, ma non deve esserci il centro. Il centro, diciamo, dovrebbe possibilmente essere uno. Se io, allora, il centro rappresenta l'organizzazione. Io ho,
come persona di conforto e centro di organizzazione, e quindi tutto il mio organismo risponde al mio centro di organizzazione. Lo stesso vale anche per un terreno, per una pianta, per l'acqua, eccetera. Quindi, in teoria, il centro di cristallizzazione, quando ne vediamo uno, già diciamo, ah, positivo, ok? Poi andiamo a guardare com'è questo centro, però già se è uno è positivo. Poi guardiamo dove si posiziona, la forza, l'armonia, la simmetria, quelle cose che abbiamo detto prima. Ok. C'è un solo centro di cristallizzazione. Ok, abbiamo detto che va bene. Cosa vuol dire la contrazione presente a sinistra? Adesso ve la dico la sinistra. Ok. Anche una figura si legge sempre su quattro livelli. Una figura? In che senso? Minerale, eterico, astrale, spirituale. Non capisco cosa, se mi scrivi Davide gentilmente, cosa intendi per figura. Perché non capisco cosa intendi. Una cristallizzazione. Ok, sì, allora dipende sempre dal campione che stai guardando. Se è un campione di uomo, di sangue umano, ovviamente vado a guardare bene tutti quanti. Perché mi parte adesso, verifico Outlook. Spero che non succeda niente. Ok, se è appunto un uomo, sicuramente mi interessa molto il piano spirituale. Se è un minerale, pur essendoci degli esseri, insomma, essendoci un'organizzazione del tutto, facendo parte della terra, che la terra ha un suo essere spirituale, eccetera, però non abbiamo di sicuro un io individualizzato nel terreno, posso vedere in linea generale, ecco, ma non andare, a mio avviso, a guardare nei dettagli, a meno che io non faccia proprio una ricerca specifica. Con una piastra allestita in maniera particolare, che però non abbiamo visto, perché voglio proprio andare a vedere a livello di forze spirituali, zodiacali e planetarie quel terreno, che cosa, o quell'acqua, che impulsi porta. Però fa parte di quelle cose che sono un po' più specifiche, che poi al lato pratico, nella quotidianità, a meno che uno non abbia magari un'acqua particolare, con delle caratteristiche particolari, di terapeutiche, eccetera, se no normalmente uno poi vuole capire la qualità più. Cioè, non mi interessa se mi porta impulsi di Capricorno o di Acquario, ma se mi porta principi di divisione tipo tumorale, oppure in questo caso disarmonie a livello animico, che quindi sicuro una persona che beve quest'acqua sarà o più nervosa o più sensibile, insomma, comunque non a livello di sistema nervoso e di sentimenti, di emozioni, un po' più suscettibile. Allora, adesso vi svelo l'arcano. Secondo noi, che ci siamo scervellate davanti a quest'acqua un bel po', perché sì, abbiamo guardato le cose che abbiamo detto, eccetera, però poi alla fine ha detto sì, ma perché è così vuota a sinistra? Perché è così vuota a sinistra? E allora ci sono venute in mente quelle che sono le patologie, diciamo, che potrebbero esserci. Insomma, alla fine la nostra intuizione è stata che quest'acqua è un'acqua carica di Fremm, ossia un'acqua che porta messaggi, diciamo che è a monte di un cimitero o comunque di un posto dove ci sono stati delle morti, dove sono stati sepolti, insomma, dei corpi. E porta l'aspetto negativo legato ai defunti, proprio perché passa
e porta in memoria l'essere passato sotto il cimitero. Per cui sì, quest'acqua andrebbe ben messa a posto prima di utilizzarla. Allora, il fatto che sia di pozzo e quindi stagnante può essere il problema della parte sinistra? E no, è quello che abbiamo detto, anche perché acque di pozzo ne abbiamo viste parecchio, anche per prove interne che abbiamo fatto noi l'acqua che utilizziamo noi in Eureka per bere è acqua di pozzo, ma non è assolutamente così. Quindi no, il problema non è il pozzo. Ok, siamo arrivati ai minerali, ragazzi, abbiamo già fatto le 10 meno 5, non ce la farò mai. Allora, adesso vi voglio mostrare, sono tre terreni, ok? Vorrei che li guardaste, li osservaste, li lascio un attimo e poi ve li ho messi tutti quanti uno vicino all'altro. Quindi guardate bene questo gesto, com'è la periferia e com'è la figura dentro. Poi vi mostro questo. Ritorno su quello di prima un attimo. Ok. Questo. E poi la situazione 3, che è questa. Terreno, siamo. Adesso ve li metto tutti e tre vicini. Ok, vi lascio un attimo. Direi che è inutile soffermarci sul perimetro perché è simile in tutti. In realtà, dove vedete qui, che vedete questo verdine un po' più celeste o anche qua. Questo in realtà è che togliendo l'anello, il quadrato in questo caso, della cristallizzazione, si sono staccati dei cristalli, quindi col pennarello, la Roberta, la mia fedele aiutante, con tanta pazienza che solo lei ha, dove vengono via i cristalli, lei me li ridisegna tutti. Ok, vediamo intanto è arrivato qualcosa, finché io leggo un'osservazione, voi continuate a guardare un attimo e poi vediamo insieme. Ah, mi chiede una persona perché la data, insomma, o le scritte che ci sono sotto qua della piastra sono al rovescio, perché come un piatto, diciamo, noi mettiamo il liquido dentro e cioè quando noi la facciamo, scriviamo sul fondo, scriviamo il numero, il codice della piastra, tutto quanto così, poi la giriamo e li mettiamo dentro il liquido a cristallizzare e poi la guardiamo appunto nel dritto, quindi si legge al rovescio quello che e la data, eccetera, il codice della piastra. Allora, vediamo cosa mi cominciate a dire. La situazione 1 mi sembra la più armonica. Orca, qua si sono invertiti, ragazzi, si sono spostate le piastre. Ci picchia. La prima è la 2, in realtà. Questa è la 1, quindi sono 2, 1, 3. Non ho visto che mi si sono spostate. Chiedo scusa. Si vede che negli ultimi. Perché lo cambiate oggi? Perché la 2 e la 1 erano un po' sfocate. Quindi oggi le ho cambiate tutte. Abbiamo rifatto le foto stamattina perché ho detto, ah, non sono buone. E le ho rimesse, ma non ho visto. Vi chiedo scusa. Quindi è 2. Torniamo. Ve le rifaccio vedere qua. Questa è la 1, ok? Quella tutta chiusa. Questa è la 2, un po' aperta, e questa è la 3, la più aperta. Ok.
Quindi vi chiedo scusa se qua c'è confusione, spero che non facciamo confusione tra di noi. Nessuna comunica con la periferia. Ok, però adesso vi spiego una cosa. Non sono particolarmente vitali. Questo è un terreno biologico da una vita, eh? Non è un terreno chimico. Quella al centro mi pare più armonica, anche se carente nel bordo. Ok, rimarrete sorpresi di quello che vi dico. Disarmonici senza centro, escluso la centrale. Allora, adesso rovesciamo tutti i pensieri, usciamo dalle gabbie degli schemi. Purtroppo non riesco, magari qualcuno è più capace di me, però dal vivo adesso non riesco a invertirvi le piastre. Comunque, è proprio veramente un peccato, e questo è un terreno, secondo noi, che sta attraversando un cambiamento. Quindi è lo stesso terreno preso un po' più a nord, che è quello che qua è centrale, è il nord. Questa è la parte più centrale, questa è la parte più a sud, ma non è che sono ettari, è un campo di mele. E, a nord, dopo il campo, c'è anche l'autostrada. Proviamo a vedere così, se si vede di più, perché se no tutto il discorso che volevo farvi vedere. Allora, cominciamo da questo, vediamo che è chiuso. Voi mi dite non c'è dialogo con la periferia, ok? Però ci sono anche altri modi di vedere, di leggere le piastre, questo viene con un po' di esperienza, ma per questo che vi faccio vedere anche cose diverse. In realtà, tutta questa, quella che io chiamo cordigliera, se adesso il mouse collaborasse, provo a sfregare le dita, se ne sbatte. Allora, eccolo qua, questa qui che chiamo cordigliera, vedi, sono poetica, è chiuso, ok? Ma in realtà mostra forze che sono entrate, forze, impulsi che sono entrati dalla periferia. In certe immagini, prima avevamo questa, ve la mostro un attimo. Dov'è quella del cane? Passata. Questa, vedete, arriva il mouse, che qua sta entrando, però è ancora tutto legato con la periferia. In realtà, in questa qui del terreno è già tutto entrato e avvolge. Queste sono forze, impulsi che avvolgono il terreno. Questo è il campione, questo è il terreno. Che però vedete non è che non è organizzato ancora con un centro di cristallizzazione ben definita. Però guardate, è tutto chiuso e qui comincia ad aprirsi. Qui, che se vado avanti, è l'elemento terra. Quindi un buon segno. Se poi vado in quello successivo, è lo stesso campione, ma guardate che abbiamo qui. No, 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 no. Eccolo qua. Che abbiamo qua? Un baby centro che si sta cominciando a formare. E quindi quello che era la cordigliera di prima che mi teneva chiuso tutto, che abbiamo visto, teneva chiuso tutto e cominciava a aprirsi, ma non aveva un centro di cristallizzazione, quindi un'organizzazione del terreno, in questo campione, poche decine di metri, bisognerebbe poi capire oltre all'autostrada che cosa c'è che comporta questa differenza del terreno, però se sono tre campioni diversi vuol dire che delle differenze ce le hanno, ma non ce le hanno dette, altrimenti uno fa un solo campione, no?
cioè, mi divide nord, centro, sud, vuol dire che delle differenze macroscopiche devono esserci. Allora, qua si è cominciato ad aprire e cominciamo ad avere un centro di cristallizzazione proprio sempre in corrispondenza dell'elemento terra. E ancora più a sud si è aperto tutta la mia cordigliera, quasi un cuoricino, ma quella sono, è la mia mente. Non e si è formato un centro di cristallizzazione. Centro di cristallizzazione che non è ancora fortissimo, no? Non ha questo centro irradiante che dice ci sono e ci sarò per sempre. Però si è strutturato, i cristalli sono un po' deboli, un po' fitti. Però siamo in corrispondenza dell'elemento terra. Per cui a noi sembrava quasi proprio una scansione temporale più che spaziale, spaziale nel senso che appunto è nord, centro e sud, ma a noi sembrava quasi invece più temporale che ci mostrasse una dinamica. Adesso considerate appunto che quello centrale è il nord, quindi l'uno, una dinamica di da chiuso mi apro e formo un inizio di organizzazione e mi apro ancora di più e sono organizzato. Che noi poi questo referto l'abbiamo mandato, però sarebbe stato interessante o avere anche delle foto o che ci spiegassero qualcosa di più. Questo è quello che abbiamo osservato. Poi faranno le loro valutazioni. Vediamo cosa mi avete scritto. Sembra un embrione. Sì, ricorda anche. Un embrione, sì. Ok, allora ragazzi, cominciamo a spondi mouse, vedere quella prossima zeolite di due qualità. Questa ci ho tenuto tanto a farvela vedere perché l'altro appuntamento, la prima parte, abbiamo detto, no, proprio che campioni della stessa natura hanno gesti caratteristici che si ripetono. Queste sono due zeoliti diverse, cioè sempre zeolite, però vengono da posti completamente diversi, marche completamente diverse, però vedete che si assomigliano anche a quella che abbiamo visto prima. Vi faccio vedere anche quella di prima. Guardate dove è il centro di cristallizzazione, vedete come sono le i gesti dei cristalli e adesso la troviamo questa. Vedete come anche questa ricorda, arriva, ecco. Quindi aspettate che è arrivato qualcosa, intanto guardatevele bene. Il fatto che si trovi all'esterno è positivo al centro di prima? Sì, perché prima era proprio come avevamo fatto l'allegoria dell'embrione, no? Prima era tutto un embrione, però il centro non era ancora organizzato. E poi si è aperto, è come sbocciato ed è nato questo centro di organizzazione. Per cui sì, prima era tutto come incistato in qualche modo, invece adesso è organizzato, quindi riesce anche a presiedere quelli che sono i processi metabolici del terreno. Ok. Mouse, ok. Allora, Davide, ma anche due persone che fanno cristallizzazioni dello stesso materiale hanno figure diverse. Figure. Due persone che fanno cristallizzazione dello stesso materiale hanno figure diverse. Cioè, tu mi chiedi che se la cristallizzazione la realizzo io o la realizzi tu, se viene la stessa rappresentazione e forma dei cristalli sui gesti, oppure se cambia, o se io e te abbiamo la stessa cristallizzazione. Non mi è chiaro, dammi maggiori delucidazioni. Nella piastra di destra c'è un centro di cristallizzazione da cui partono molte code di pavone. Anche a sinistra. Anche a sinistra.
Nella zeolite il centro lo troviamo in tutte le piastre nell'angolo dell'elemento terra. Sì, abbiamo avuto però una zeolite brutta, cioè brutta, la vendevano anche cara, che il centro di cristallizzazione non era lì, non mi ricordo in questo momento dove si era collocato, ma non era lì. Ok. Esatto, l'ultima, adesso ricordarsi, cioè che tu e io abbiamo lo stesso. Allora, se facciamo la cristallizzazione del mio sangue e del tuo sangue, sicuramente abbiamo delle differenze perché tu sei tu, io sono io. Però il gesto principale, diciamo, che ricorda molto quello dell'acqua dell'Istituto Palatini con il vitalizzatore. E quello dopo ci sono le caratterizzazioni, se il mio centro è più o meno forte, se il mio centro si mette in corrispondenza di una forza zodiacale a un'altra, e poi nella mappa degli organi, magari degli organi miei hanno delle difficoltà che i tuoi no, viceversa. Quindi poi ci sono le caratterizzazioni, come questa piastra qua della zeolite. Il gesto tipico è quello, però non sono identici, no? Ok, adesso vedremo. La zona aria sembra quasi fusa con la periferia. È ottimo il dialogo. Quella di sinistra mi pare più armoniosa. A Maria, a me sembra di più armoniosa invece la destra, sai? E adesso ti spiego perché. Vedete che c'è ancora Davide con lo sangue, lo stesso sangue ma due persone. Cioè, prendiamo il sangue di una terza persona e lo cristallizzo sia io che te e vediamo se viene uguale. Allora, la persona che cristallizza ha comunque un effetto sulla cristallizzazione. Infatti, da noi. E le cristallizzazioni dal punto di vista di allestimento fisico, preparare il campione, metterlo poi in cabina, cristallizzare, eccetera, attualmente lo fa sempre e solo la Roberta Moro. Quando cristallizzavo io, mentre la lettura la facciamo insieme, tutte queste cose qui, quando cristallizzavo io, anni fa, ero io l'unica che cristallizzava. Sì, come anche per preparare i prodotti omeopatici, eccetera, e cerchiamo sempre che sia sempre una mano a fare le cose. Certo che se poi a un certo punto deve esserci per qualche motivo un cambio di guardia, da quel momento in poi le cristallizzazioni le farà un'altra persona, comunque. Metti che uno per un mese non c'è e non si può programmare in altra maniera, si sa che quelle di quel mese sono tutte fatte da una persona, però non oggi io, domani te, in questo modo saltuario, ecco. Sì, comunque influenza perché l'acqua, avevamo fatto tanti anni fa, veramente tanti anni fa. Avevamo preso la stessa acqua tenuta in mano da tutte le persone che c'erano all'epoca che lavoravamo in laboratorio e poi l'avevamo cristallizzata e avevamo visto che era tutta diversa. Ecco, cioè che il gesto principale era quello ovviamente, però poi era caratteristiche totalmente diverse. Quindi abbiamo anche visto che erano le persone più adatte a fare la cristallizzazione e poi sì, come ho detto, non si cambia la mano se non per motivazioni serie. Quindi se poi voi cominciate a fare la cristallizzazione, fate voi, sapete che siete sempre voi, quindi si toglie quella variabile di una persona diversa. Ok. L'osservatore fa la differenza. L'osservatore fa la differenza nel senso che
ci può essere più esperienza, meno esperienza, e quindi certe cose uno lo vede o non lo vede. E, adesso stanno facendo degli studi, cioè degli studi delle procedure in Germania per rendere massimamente oggettiva la lettura della cristallizzazione sensibile, per cui integrano l'osservazione della persona, che comunque anche loro, da quello che ho letto, fanno sempre in due per evitare appunto che ci sia soggettività, ma che ci sia un confronto, quindi insomma, che le persone siano d'accordo su quello che si vede, quindi che si limiti l'aspetto soggettivo. E poi hanno creato insomma, un software, che non saprei dirti meglio, in cui mettono le piastre, appunto, tipo la scansionano con questo programma. E anche il computer, il software prende determinati parametri che poi si incrociano con quelli osservati dalle persone, e in questo modo dovrebbe esserci una refertizzazione il più possibile oggettiva, appunto perché una delle cose che viene criticata della cristallizzazione sensibile è che comunque non è riconosciuta ovviamente come metodo scientifico, dicono che è troppo soggettivo, però insomma, secondo me è relativamente soggettivo perché certi dettagli, certi gesti, eccetera, sono oggettivi. Poi appunto c'è anche comunque l'esperienza ovviamente della persona, che magari qualcuno ha già visto quella cosa in un altro ambito e quindi capisce qualcosa in più. E così, insomma, questo come tutto, insomma, l'esperienza aiuta in qualsiasi ambito. Allora, a sinistra c'è una sorta di vuoto, ecco, brava Sabrina, per quello io dico che secondo me la destra è più armonica, perché a sinistra c'è quella sorta di vuoto. Il vuoto in gergo cristallinese si chiama lacuna. In quella di sinistra è come se ci fosse una forza che spinge dalla zona aria alla zona terra. Sì. Ok. Poi, nella piastra di destra è il contrario, è come se cercasse di occupare tutto lo spazio possibile. Bene. Nella piastra destra, zona aria, c'è una protuberanza. Sì, però non andrei, nel caso di un terreno, a guardare così tanto nei dettagli. Se fosse gli organi di una persona, sì, concordo totalmente che andrei a guardare lì che organo di riferimento c'è, e andrei a dire: ah, guarda lì, potresti avere un problema, un appesantimento a livello di quell'organo, però in una piastra così non andrei più di tanto a cercare dettagli. Guardiamo, cerchiamo di non perdere la visione dell'insieme. Quindi quello che dicevo all'inizio, no? La mente va a cercare tutto questo. Quando ho finito di ascoltare la mente, mi fermo, respiro, guardo la piastra non con la mente, ma con gli altri miei organi, con i miei organi di senso, insomma, e cerco di percepire quello che mi porta la piastra. Quindi guardare la cosa analiticamente va bene, perché comunque abbiamo anche una parte razionale e un'anamnesi, diciamo, va fatta. Poi però bisogna guardare la cosa nel suo insieme. E tra questi due campioni, adesso lasciate perdere che quello di destra alla luce, vedete, il rosa è più chiaro e quello di sinistra è un po' più scuro, quello è un artefatto della foto, non è quello il punto. Ma come gesto, no? Quello di destra è più armonico, più dolce, quello di sinistra ha
sono tutti quei fiocchetti, c'è quella lacuna. Sono tutte e due buone, come zeolite in confronto ad altre, però sicuramente la destra è quella a mio avviso migliore tra le due. La destra, infatti, è quella che abbiamo scelto come supporto per i prodotti per l'agricoltura, che poi distribuisce Vidar. Nella scelta di tutto ciò che facciamo, cerchiamo la qualità, insomma, una cosa che alla lunga, secondo noi, premia. Magari è più semplice, no? Vado a prendere la zeolita, quella più comoda, magari che costa anche di meno, che ce l'ho sempre quando voglio io, non so, quella lì cosa vuoi che cambi? E invece, secondo noi, tutto va guardato nel dettaglio, ecco, per cui cerchiamo sempre di offrire il meglio, insomma, quello almeno ci si prova. Ok, vediamo dopo cosa abbiamo. Qua non si muove niente. Troviamo il mouse, eccolo. Adesso in super velocità proprio, però volevo far vedere che ci sono appunto anche altre cose. Questa è la ricerca che stiamo portando avanti. Questa è la Sandra che ci sta ascoltando, però il suo cane non è la Sandra. Questo è il sangue venoso di briciola che ho prelevato. E io ho questa piastra qui di sangue di animale, non ho nessun problema a interpretarla. Cioè, ho anni e anni di esperienza. C'è un però, e questa è la ricerca che stiamo portando avanti, che per avere il sangue del cane, ci vuole qualcuno che gli faccia un prelievo. E questo non è sempre facile, no? E quindi la ricerca che sto portando avanti è quella di fare la cristallizzazione con l'urina. Però questo è lo stesso cane, eh? Però vedete che la piastra è diversa. Quindi bisogna rivedere le mappe di lettura, bisogna capire. Nella maggior parte, quasi tutte, insomma, veramente nella stragrande maggior parte, ho sempre questo vuoto, no? Tra qui sì abbiamo le forze zodiacali, poi dovremmo avere le forze animiche, la parte centrale rappresenta l'individualità dell'animale, in questo caso del cane. Poi cos'è che fa parlare io cane con il mio io di gruppo e l'anima di gruppo che si trova in mezzo. Mi fa da cuscinetto, no? Tra la mia individualità di cane e il mio io di gruppo. E nell'urina, a differenza del sangue, questo è il sangue, vedete che bene, cioè sta da Dio. Però non ho questa situazione nell'urina. Quindi lo studio che stiamo facendo è proprio quello di creare delle nuove mappe di lettura in modo tale da poter avere dei campioni per esaminare lo stato di salute degli animali senza dover ricorrere al sangue. E in questo è sempre la stessa urina di briciola, con dentro, allora è l'urina questa qui, ok? Guardatevi adesso solo un attimo la piastra di sinistra, vedete che non c'è dialogo, in questa ci ho messo dentro un prodotto, facciamo noi per collegare l'animale con l'io di gruppo, e un prodotto per prevenire o sostenere in caso di tumore sclerosi. E vedete che abbiamo il dialogo qui, no? Quindi sì, insomma, sono tutte. Sì, io mi intrippo adesso su queste, lasciamo perdere, se no rimaniamo almeno un'ora che vi parlo di queste piastre. Negli animali, scusate una cosa, oltre a farle tonde, abbiamo due piastre, quella di sinistra è la piastra Zoe, riguarda appunto l'aspetto più animico spirituale, anche il rapporto con il proprietario, e la piastra bios, dove invece abbiamo più eterico fisico.
Tra l'altro, scusate, nella piastra qua, no, questa qua non mi va bene, c'è domande. No, scusate un attimo che c'ho le domande. Devo rimpossessarmi del mouse. Un attimo, rispondi. Eccoti qua, che sposto un attimo questo. Volevo vedere qua se si vede. No, in questa non si vede bene. In un'altra piastra che ho fatto, oggi le ho contate, sono 22 le piastre che ho fatto a briciola per questa mappa di lettura. E in un'altra piastra che ho visto si vedono bene due centri di cristallizzazione che però in un cane, e briciola lo è, mostra quando un cane è un incrocio, quindi briciola è un meticcio. E si vedono quindi proprio i due io di gruppo, perché io di gruppo di due, diciamo, genealogie, di due grazie o quel che è diverse. Allora, mi chiedono, e la saliva? E la saliva ci ho provato, Sabrina, ci ho provato per bene, ma ti dirò che prendere la saliva dei cani, dei gatti è ancora più difficile, ma dei cani anche non è così facile. Ho trovato bocche molto asciutte, bocche molto asciutte, bocche con avanzi di cibo nelle pieghe, e inoltre la saliva è comunque un prodotto ghiandolare, quindi totalmente astralizzato, e non sicuramente ci sono anche lì delle mappe di lettura per poterlo portare avanti, però i primi test che ho fatto, ne ho fatti 4-5, non mi hanno dato, cioè ho detto, oh mio Dio, quanto da lavorare, cominciamo con l'urina che è più facile e poi sicuramente è una ricerca anche lì che si può portare avanti in questo momento, è così. Il riflesso di Pavlov, sì, vabbè, però non è che facciamo tutti vedere una bistecca per avere un po' di saliva, insomma. Poi voglio vedere se gli mostri la bistecca. Che quindi viene, il riflesso di Pavlov è che quando tu fai vedere un cibo, fammi la colina in bocca alla fine. Però voglio vedere se tu gli fai vedere il cibo e lui comincia a sbavare e tu vai lì col tampone a ravanargli in bocca. Non penso che sia così contenta. Ah, non è una battuta, ok? Vabbè, io invece l'ho presa sul serio perché non bisogna mai sottovalutare nessuna possibilità. Ah, è arrivata una domanda che il mouse mi risponde. Come posso recuperare il webinar precedente? Ah, beh, guarda, è molto semplice. Vai sul canale YouTube Dimensione Eureka. E lo trovi tranquillamente. Anche questo verrà messo nei prossimi giorni sul canale YouTube Dimensione Eureka, mentre le persone che sono iscritte oggi riceveranno una mail sempre il link per la registrazione della puntata di oggi, chiamiamola così. Ok, domande. Allora, se ci sono domande che poi allora, abbiamo già fatto 2 ore. No. Vabbè, io in realtà mi diverto un sacco, però mi ero data dei tempi, ma non ci riesco. Allora, abbiamo una domanda. Allora, Eureka accetta anche richieste di cristallizzazione da privati? Se sì, su che campioni? Ah beh, il servizio che noi già offriamo è quello che avete visto, insomma, terreni, quindi una persona che vuole sapere il campo o l'orto che ha, com'è, insomma, se è inquinato, se non è inquinato, che forze porta, o se ha particolari patologie, se c'è qualche scompenso, se ci sono state lavorazioni, sono tutte queste cose così. L'acqua, la maggior parte sono persone che vogliono sapere se l'acqua di casa è
decente, però avete visto, so, io sarei contenta veramente di trovarmi quell'acqua lì che avete visto prima, per cui non è neanche detto che sia sempre schifosa l'acqua del rubinetto. E piante, per capire appunto sempre il discorso di patologie, eccetera, ma poi c'ho io i miei animali, quelli che seguo, gli faccio fare anche la cristallizzazione, ma lo faccio per mio studio, insomma, perché poi seguendoli dal punto di vista veterinario li conosco anche la loro situazione di salute generale, quindi cerco in questo lavoro di ricerca di tracciare sempre più mappe. Ecco, questo è quello che offriamo. Anni fa collaboravamo anche con diversi medici per le persone. Non esisteva ancora questo casino della privacy all'epoca, dati sensibili, tutte queste cose, per cui adesso sarebbe sicuramente molto più impegnativo, per cui anche se ce l'hanno chiesto, in particolare a un medico che stimo molto di Bologna, ci ha chiesto se potevamo riprendere a fare servizio di cristallizzazione. Lui prendeva due goccine di sangue dal dito delle persone, ce la mandava con un foglio anamnetico e noi gli consegnavamo appunto un referto di cristallizzazione che guardava molti aspetti che lui trovava molto utile, ma abbiamo detto di no perché appunto è troppo complicato con questa cosa dei dati sensibili, almeno per il momento, e poi in questo momento non avremo neanche le forze. In realtà lui ce l'ha chiesto più di una volta, ma insomma, per il momento gli abbiamo detto sempre, sempre di no. Poi chissà nella vita, in questo momento no. Ok. Poi, quanto mi costa una cristallizzazione dell'acqua? Ah, guarda, facciamo, sì, penso che si possa dire, insomma, facciamo 50 euro più IVA che diventano quindi 61, mi sembra. Ok. Io con super entusiasmo volevo provarla della mia aloe, ma è praticamente impossibile trovare in commercio il cloruro di rame. Com'è possibile trovarlo? Ah, guarda Elena, so, noi lo compriamo. Ma hai provato anche su internet? Proverò a fare una ricerca anche su internet. Noi sì, abbiamo, è che non voglio ovviamente dare nomi, magari ci scrivi, ti dico dove lo compriamo, insomma, noi non è che lo fabbrichiamo, lo compriamo, per cui magari se ci scrivi ti diciamo dove lo compriamo. Allora, è in programma di ripetere questo percorso? No, no, nel senso che ci tenevo tanto a farlo, veramente tanto, non è finito, mi raccomando, ci sono ancora delle puntate, però proprio vorrei darvi la possibilità a voi di essere indipendenti, ecco, quindi per chi se la sente, già avete cominciato a prendere dimestichezza con la lettura, quindi con i gesti, tutto quanto, e la prossima volta faremo anche lettura in modo che siate sempre più autonomi in questo. E poi per chi vuole non solo fare lettura, ma anche proprio cimentarsi nell'allestimento, ci sarà poi quello, il più uno, il quarto, quello a pagamento, e comunque poi ne parliamo, vedrete che non ha. Ma è accessibile e che proprio passo per passo vi si guida a fare la vostra piastra di cristallizzazione. È un percorso che, come dicevo, ci tenevo tanto a condividere perché è entusiasmante. Io proprio insomma, penso si sia capito, insomma, mi prende tanto perché veramente conosci, impari a conoscere la forza di madre natura, tutte queste armonie, tutte queste relazioni, questi dialoghi, riesci veramente a capire che hai a che fare con
che tutto ciò che ci circonda, che chiamiamo vivente, è veramente vivente. Sono lieta di darvi questi strumenti che, ripeto, sono frutto di anni e anni e anni di fatica, di studio, di sacrifici, anche di fallimenti certe volte e di sbattimenti contro la parete perché non se ne veniva fuori, però insomma, anche tanti traguardi positivi. Per cui spero veramente che di avervi trasmesso un po' di questa passione e che vogliate andare avanti in questo percorso. Allora. Riprendiamo il mouse. Eccolo qua. Allora, sì, ci puoi scrivere per sapere che strumenti di laboratorio servono per essere indipendenti. Ah, no, guarda, ben poco. Delle capsule Petri per fare la cristallizzazione, delle siringhe, il bilancina di precisione. Insomma, garze, bacchette per girare, ma niente di tale, non c'è niente di così impegnativo. Ok. Paola, grazie mille per l'entusiasmo che ci hai comunicato. Grazie a te, per me è vero entusiasmo, ecco, perché c'è veramente, non voglio sembrare quella che se la tira, ma c'è tanta fatica in questo percorso che ho fatto e tanta soddisfazione e spero veramente che vogliate anche voi cimentarvi. Allora, Giovanna, ciao Giovanna. Ok, allora adesso io do appuntamento all'11 gennaio con la terza conferenza in cui vedremo ancora campioni in modo da, sì, da imparare sempre meglio a capire cosa ci comunica la cristallizzazione. Quindi l'11 gennaio alle 20:30 e vi arriverà la mail, quindi mi raccomando, iscrivetevi se non siete già iscritti alla newsletter di Eureka o seguiteci su Facebook Dimensione Eureka, sul sito Dimensione Eureka per avere sempre gli appuntamenti freschi. E vediamo cosa mi state ancora scrivendo. Allora, Sabrina. Arrivo, Oh. Dai, mouse. È stupendo poter entrare in connessione con il tutto. Eh sì, veramente è questo che ti rendi conto che tutto è vivo. Ciao Rosario, grazie a te. A Anne-Marie, grazie per la tua generosità. Grazie a te. Franco, grazie per quanto mi è stato portato anche stasera, perché ho percepito che questo modo di comprendere la vita è vitale. Grazie a te. Riprendo possesso del mouse, eccolo. Possono interessarti delle acque mariane? Guarda, ne abbiamo parecchie, però sono sincera, non mi piace andare a toccare quei tasti, diciamo, perché la reputo, da parte mia almeno, sarebbe più curiosità ne abbiamo, ma non le abbiamo mai in realtà, non le abbiamo mai cristallizzate per una forma di rispetto. Ecco, sì. Quindi, ma al momento no, ne abbiamo anche noi tante, ma non mi sentirei, ecco, a meno che non volessi usarne una per fare un determinato medicamento, allora lo metterei in interazione, però non, in questo momento no. Poi preferisco, sì, sono una persona che vuole usare un'acqua mariana, ci picchia che la usi con tutto il cuore.
però ecco, io non me la sento di metterlo in un medicamento perché, cioè, se poi prescrivo quel medicamento, io ovviamente parlo per i cani, gatti, uccellini, e devo avere insomma, prodotti o che conosco bene dal punto di vista dell'omeopatia o che ho fatto io, che quindi conosco bene che forze muovono, dove vanno ad agire e quindi li do con una certa specificità. Ecco. Allora, ragazzi, adesso noi, mi sa che non ho registrato. Scusate un attimo, abbiate pazienza un secondo, che mi è venuto un... No, sì che ho registrato all'inizio piano, io ho avuto un momento di panico. Allora, torniamo un attimo a noi. Salutiamo e chiudiamo la registrazione. Se riesco a trovare un attimino di pazienza. Ah, ce la faremo. Perché eccolo qua, pannello di controllo. Allora, chiudiamo la registrazione, ma rimaniamo, eccoci qua, chiudiamo la registrazione, ma rimanete per favore tutti collegati per i saluti finali. E io ringrazio le persone che hanno seguito e che vedranno questo video e vi aspetto l'11 gennaio.